Movimento 5 Stelle scopre dalle carte che dal 1998 gli esercenti avevano un costo applicato alle insegne delle proprie attività commerciali che in realtà gli faceva pagare molto di più di quello che era previsto da un regolamento. Sì, noi la chiamiamo la tassa sulla non pubblicità. Perché? Perché appunto dal 98 viene fatto pagare una tassa su quelle che sono le insegne di esercizio, cioè quelle insegne che indicano, per capirci, l'attività che viene svolta e che quindi non sono pubblicitarie. Invece che cosa è accaduto? Che è stata comunque tassate, pur non essendo considerate, secondo il regolamento della pubblicità, insegne, sono considerate insegne non pubblicitarie, e gli è stata applicata invece la tassa sull'occupazione del suolo pubblico. Anche questa deve essere applicata solo esclusivamente ai cartelloni e ai mezzi pubblicitari, quindi le insegne ne devono essere assolutamente escluse. Cerchiamo di fare un'esemplificazione. Quanto avrebbe dovuto pagare un esercente e quanto invece ha pagato? Ha pagato circa 675 euro, perché ci sono 7 marche da bollo, 110 euro di versamento, 200 euro per la registrazione all'Agenzia delle Entrate. Invece, secondo i nostri calcoli, il costo sarebbe dovuto essere di 75 euro, quindi il 90% in meno di quello che i commercianti hanno pagato in tutti questi anni. A questo punto cosa possono fare i commercianti scoperta questo cavillo? Allora, noi come Movimento 5 Stelle proponiamo una modifica del regolamento per evitare questa errata interpretazione che ha portato a questi costi esagerati per i commercianti, e riteniamo che sia un passo doveroso, soprattutto per un'attività, quella commerciale, che oggi è messa in ginocchio dalla crisi, e per cui ci sembra un atto di risparmio e di attenzione per rilanciare quello che è il cuore di Pescara, il commercio.